cambio dell'olio bisogna farlo fare dal meccanico o dal benzinaio, oppure però lo possiamo fare anche da soli, il cosiddetto fai da te. Già, perché l'olio lubrificante usato, se utilizzato in modo improprio, può essere molto dannoso per ambiente e salute. 4 kg, il cambio di un'auto per intenderci, se versati in mare, possono coprire una superficie grande quanto un campo di calcio. Per sensibilizzare l'opinione pubblica ha fatto tappa a Torino la campagna itinerante Circoliamo, ideata dal consorzio obbligatorio degli oli usati, che sta attraversando l'Italia con l'obiettivo di incentivare cittadini, a cominciare dai ragazzi delle scuole e istituzioni locali, a una corretta gestione. Noi pensiamo di essere arrivati a raccogliere circa il 95% dell'olio potenzialmente raccoglibile. Siamo partiti da un misero 17% e in 32 anni siamo saliti moltissimo. Ci sfugge chiaramente 5-10%, ci sfugge ancora. Quali sono i danni se non si raccolgono questi oli? L'olio usato è un rifiuto pericoloso, disperso nell'ambiente acquatico, crea dei danni notevolissimi. Si disperde in un film sottilissimo e impedisce sia la flora che la fauna di respirare. Cioè dobbiamo stare molto attenti a condurlo e a smaltirlo nella maniera ottimale, che noi cerchiamo di, con questa campagna itinerante, cerchiamo di inculcare nelle giovani generazioni, sperando che poi, andando a casa, il messaggio venga passato ai familiari. Quando raccogliete l'olio usato, che cosa succede? Cosa ne fate? L'olio usato viene convogliato presso degli impianti di rigenerazione, al suo arrivo viene completamente analizzato e inviato a questi impianti che lo rigenerano. Rigenerare vuol dire una riraffinazione completa, l'olio torna ad essere nuovo, impiegabile nelle nostre industrie, nelle nostre macchine. Voi se pensate, in Italia oltre il 30% dell'olio che viene utilizzato e venduto è olio rigenerato. Nel 2016 in Piemonte sono state raccolte oltre 16.600 tonnellate di oli lubrificanti usati, quasi 9.000 in provincia di Torino. Torino è virtuosa perché in alcuni degli ecocentri della città di Amiat si possono conferire gratuitamente, quindi raccogliere gli oli usati. Noi potremmo pensare ad altri centri di raccolta, magari più diffusi sul territorio, magari utilizzando le case del quartiere o altri centri di aggregazione dove le persone, o anche mercati dove le persone possono portare questi oli usati. Come spesso dico, sta a noi nei comportamenti tutti i giorni, nei nostri comportamenti quotidiani, che possono aiutare a migliorare l'ambiente, quindi quello che chiedo è veramente più attenzione rispetto a tutti i nostri stili di vita.